Adesso mi metterò questi occhiali e purtroppo voi dovete immaginarvi, perché non possiamo farvelo vedere in video, che io veda un terreno in 3D. E infatti è impressionante, nel senso che è proprio un plastico perfettamente ricostruito. Questo dato che io sto vedendo in 3D di un territorio dove c'è sembra il letto di un fiume, no? Mi arriva da un rilevamento con il drone che è stato fatto prima. Esattamente, qui abbiamo un modello già orientato, quindi il drone ha volato, ha eseguito una serie di immagini, un blocco di immagini. Il software preparatorio che anticipa questo software li mette insieme, lega tutte le immagini attraverso algoritmi di fotogrammetria. Successivamente a questa parte di orientamento siamo in grado di andare in stereoscopia. La stereoscopia è proprio la visione 3D reale. La visione 3D ci consente di trasformare le immagini, che sono ovviamente proiezioni, in un modello 3D, e questo fa sì che con gli appositi occhiali l'operatore riesce a ispezionare coordinata per coordinata 3D i punti di tutto il territorio che ha volato, e quindi un'ispezione misurabile, e oltre questo a operare con un disegno. Quindi questo software StereoCAD ci consente, attraverso tutte le funzioni CAD, di fare una rappresentazione cartografica molto precisa. Qui la fermo perché vediamo appunto che sulla mappa si è inserita adesso, si sono inserite una serie di righe, di righe di livello. Queste per esempio sono che cosa? Il risultato dell'elaborazione sul dato fatto dall'operatore, cosa può servire? Allora, l'operatore, appunto, indossando gli occhiali, disegna le polilinee, quindi struttura dei layer, dei livelli, e riempie con le polilinee, con le linee, i livelli di interesse. Ci sono curve di livello, ci sono elementi antropici, ci sono argini di fiume, e quindi via via si arricchisce, si tematizza. Declina la mappa in tutte le sue possibili applicazioni di interesse. Forse è il caso di dire che se l'operatore volesse andare su un sassolino ino che c'è lì, ci arriva, perché la resa è altissima. Sì, qui abbiamo delle foto a 5 cm e quindi la misura minima, la nostra pietruzza più piccola che vediamo è 5 cm, che è già estremamente di dettaglio come cartografia. Va bene, qui però il drone, appunto, che adesso vediamo, certo, è una componente essenziale, però tutto il valore aggiunto è nel software. Sì, sicuramente la fase di processo è tutta dedicata al software. Noi siamo fieri come azienda italiana da 20 anni di realizzare software di fotogrammetria, e quindi spingiamo soprattutto queste applicazioni 3D che danno un valore grande aggiunto alle mappe. Senta, ma una domanda finale. Dove si può arrivare? Perché qui vediamo il sassolino di 5 cm, potremmo arrivare a 2 mm, ma ha senso, cioè, riuscire ad avere una precisione così estrema? Cioè, questo è l'obiettivo, sempre di più particolare. A livello territoriale questo è sufficiente, più che sufficiente. I nostri ingegneri, geologi, topografi, quindi i campi applicativi del rilievo, sono molto contenti già dei 5 cm. Però pensiamo alle infrastrutture. Utilizzando droni quadricotteri si va molto più ravvicinati. Quindi lì il pixel è anche un millimetro. Quindi è veramente interessante poter ispezionare con questa precisione, con questa qualità, ponti, viadotti, tralicci, quindi le infrastrutture dove davvero la crepa millimetrica può essere importante da documentare, da ispezionare. In termini di processo, di lavoro, il passaggio da un insieme di dati che ha raccolto il drone alla mappa è rapido? Sì, la fase iniziale, ecco, dal montaggio delle 500-600 foto che appartengono a un volo, qui abbiamo un chilometro quadrato di argine di fiume,
alla fase finale di restituzione può impiegare qualche ora. I software sono sempre più evoluti e i calcoli sempre più rapidi, quindi si trascorre poco tempo. Ci tengo a sottolineare che questo drone, l'IB della Sensefly, è un drone inoffensivo. Finalmente abbiamo ottenuto da ENAC il certificato di inoffensività e quindi qualsiasi operatore può volare negli scenari critici e non critici senza nessuna difficoltà. Il drone è inoffensivo in quanto i materiali sono inoffensivi, le velocità che tiene non creano un impatto, un'energia cinetica pericolosa e quindi questa dichiarazione fa volare chiunque in libertà assoluta. È fatto anche di un materiale molto soffice, gommoso. Sì, è polipropilene espanso, quindi è un derivato del polistirolo che ci consente di essere leggerissimi, pesa solo 680 grammi. Comprensivo ovviamente di camera fotografica e batteria.